Mi fa molto piacere poter attivare qui in Italia la mia visita europea. Questa è la prima visita del Ministero degli Affari Esteri cinese in Europa dopo lo scoppio globale della pandemia e la prima tappa è proprio l'Italia. Ciò dimostra la nostra attenzione dedicata ai rapporti tra Italia e Cina, anche ai rapporti tra Cina e l'Unione Europea. 中国同意大利以及欧洲各国从一开始就坚定地站在一起。在中国疫情严重的时候，一方迅速地派飞机运来抗疫物资。马塔雷拉总统还专门举办了音乐会来声援中国。而疫情在意大利爆发后，中方也感同身受，应一方的要求，我们第一时间 筹集了大量的资金及成员，我们还先后派遣了三批医疗专家组，深入到意大利疫情最严重的各地各城市，毫无保留地分享抗疫经验。中意之间的互帮互助，源于两国人民长期以来对彼此抱有的友好感情，也基于中华民族助人 乐的文化传统，从头到尾都无关政治，也没有掺杂什么私利。如果仍有什么关于慷慨政治的说法，恐怕是对这种人道主义精神的亵渎。突如其来的疫情没有损害中意关系，反而使我们的友谊经受了考验，更为牢固，同时也为探讨 Signore e signori, i rapporti tra Italia e Cina hanno resistito alla prova della pandemia e di fronte a questa emergenza sanitaria internazionale, la Cina sta sempre a fianco con l'Italia e con gli altri paesi europei sin dall'inizio. Nel momento più difficile per la Cina, l'Italia ha inviato un aereo speciale nel nostro paese per portarci dispositivi protettivi. Il presidente Mattarella ha anche organizzato un concerto per esprimere la loro solidarietà al nostro paese. E dopo lo scoppio della pandemia in Italia, la Cina ha anche donato all'Italia al primo tempo tanti materiali medici e protettivi. Abbiamo anche inviato 3 gruppi di esperti medici alle città più colpite dell'Italia per condividere le nostre esperienze nella lotta al virus. Italia e Cina si aiutano reciprocamente. Questo aiuto è nato dalla nostra amicizia millenaria, è passato anche dalla tradizione cinese di aiutare sempre gli amici in difficoltà. Il nostro aiuto non ha a che fare con la politica e non c'entrano gli interessi privati. La cosiddetta politica di generosità è una bestemmia contro l'umanitarismo. Di fronte a questa pandemia, l'Italia e la Cina hanno rafforzato la cooperazione e anche ha dato un buon esempio nella comunità internazionale per fare la cooperazione globale nel contrasto alla pandemia insieme. 外长先生就这次会谈的内容向大家做了充分的介绍，我都表示赞同。当然，我们也本着互不干涉的精神，就香港事务简要的交换了意见。我告诉外长先生，中国制定香港国安法是为了弥补香港多年来没有安全法律的漏洞，
是为了打击日益猖獗的港独势力和在香港的街头的暴恐行径。国安法第一条就开宗明义，中国将坚持一国两制，同时也明确的明文规定要保护香港居民所享有的各种人权和民主的权利。所以说这个国安法它恰恰是为了使一国两制能够健康稳定的继续发展下去，而且恰恰是为了保护香港居民能够在一个法治的环境下能够安稳的生活，并且享受他应该享受的所有权利，包括高度自治在内。Poco fa il ministro Di Maio ha anche dato un riassunto sui principali collaborazioni progetti tra i tuoi paesi e io sono d'accordo. Noi ci siamo anche scambiati di tutte sugli affari di Hong Kong con lo spirito di non interferenza. Ho presentato al ministro Di Maio che il motivo per cui abbiamo fatto questa legge sulla sicurezza nazionale è quello di colmare le falle che esistevano a Hong Kong per tanti anni per la protezione della sicurezza nazionale. Noi facciamo questa legge per combattere gli atti violenti che si trovano dappertutto a Hong Kong e per ostacolare proprio le azioni di alcune persone di Hong Kong pro indipendenza. Sul primo articolo di questa legge c'è scritto esplicitamente la nostra perseveranza nell'applicazione del un paese a due sistemi e il nostro potere diritto fondamentale di salvaguardare la libertà e i diritti di base di tutti i cittadini di Hong Kong. Noi facciamo questa legge proprio per garantire proprio lo sviluppo liscio e lungimirante del sistema un paese a due sistemi. È importante per lo sviluppo sano e stabile della società socio-economico, lo sviluppo socio-economico della città di Hong Kong. Facciamo questo anche per garantire i diritti di tutti i cittadini di Hong Kong e per salvaguardare l'autonomia di questa città di amministrazione speciale. 今年是中日建交五十周年，这是一个承前启后的重要的时刻。我也借此机会啊，就此谈一些我们的观点，供新闻界的朋友们的参考。Quest'anno ricorre il 50° anniversario dei rapporti diplomatici tra Italia e Cina e approfitto di questa occasione vorrei anche condividere agli amici giornalisti delle mie considerazioni. 中印关系之所以能够在半个世纪风云变幻中稳定健康发展，我们认为主要得益于三条重要的信念。Guardando al passato, Italia e Cina hanno reso alle vicissitudini tutti internazionali e hanno conosciuto uno sviluppo sano e stabile perché abbiamo tre esperienze molto importanti. 历史双方作为东西方文明的杰出代表，我们始终保持相互欣赏、相互包容。我们能够从文明的角度来尊重各自人民选择的发展道路，支持彼此在核心利益问题上的正当。La Cina e l'Italia sono due rappresentanti eccellenti delle civiltà orientali e quelle occidentali. Ci sappiamo sempre rispettarsi, comprendersi a vicenda e rispettare le proprie vie di sviluppo scelte dai propri popoli. Ci sappiamo sostenere proprio le vicende, le nostre preoccupazioni e interessi fondamentali. 二是双方作为全球主要经济体，始终坚持开放合作。互利共赢。目前，中印已经成为对方在亚洲和欧盟的第一大和第四大的贸易伙伴。我们都以开放的态度对待彼此的投资。中国对意大利的直接投资已经超过了100亿美元，而意大利在华的投资项目已经达到6000多个。La Cina e Italia sono due importanti economie mondiali.E i due paesi sanno sempre mantenere una cooperazione aperta di mutuo beneficio. La Cina è il primo partner commerciale dell'Italia in Asia
e l'Italia è il quarto partner commerciale della Cina nell'Unione Europea. Le due parti sono sempre aperte per gli investimenti per l'altra parte e la Cina ha già investito in Italia più di 10 miliardi di dollari e l'Italia ha circa 6.000 progetti in Cina. 三是双方作为有着深厚友谊的朋友和伙伴，我们总是在对方遇到困难的时候伸出援手。无论是在2018年的中国汶川地震，还是今年的新冠的疫情，两个政府人民都在共克时艰当中谱写出了患难见真情的感人故事。 Cina e Italia sono partner di grande amicizia e sanno aiutare sempre l'altra parte quando sta nella difficoltà. L'abbiamo fatto così durante il grande terremoto successo nella città di Wenchuan in Cina nel 2008 e lo stiamo facendo ancora oggi per contrastare insieme la pandemia da coronavirus. I due governi e le due popolazioni hanno scritto insieme una commovente storia per lo sviluppo comune. 展望未来，我们应该共同规划下一个50年的发展。 Guardando al futuro, dobbiamo programmare anche lo sviluppo dei rapporti bilaterali per i prossimi 50 anni. 共建“一带一路”应当是我们深化合作的重要的动力。 La costruzione sulla Belt and Road sarà una forza motrice per approfondire la nostra cooperazione. 千年之前的丝绸之路就已经把我们双方紧密的相连，所以中国和意大利当然是天然的共建“一带一路”的伙伴。去年，意大利成为第一个同中国签署共建“一带一路”文件的西方大国。一年多来，我们双方在能源、邮轮制造、港口建设以及第三方市场等领域都收获了重要的成果，有了一个良好的开端。 我们应该进一步传承丝路精神，让两国人民更多的参与其中，推动共建“一带一路”取得更多可视的成果，为全球的可持续增长注入新的动力。 Proprio 1000 anni fa, l'antica via della seta collegò le due città e i due paesi, e quindi Italia e Cina sono un partner naturale per rafforzare la cooperazione sull'iniziativa Belt and Road. L'anno scorso l'Italia è stato il primo grande paese occidentale a firmare il MOU con la Cina su Belt and Road e in questi ultimi anni, proprio in questo ultimo anno, le due parti hanno raggiunto tante collaborazioni nei settori di energia, sulla costruzione di navi da crociera e sui porti e anche i mercati terzi. Abbiamo dato un buon inizio. E le due parti devono continuare a ereditare lo spirito dell'antica Via della Seta per fare una maggiore partecipazione dei nostri cittadini a questa cooperazione, per realizzare più risultati visibili e concreti al fine di dare energia allo sviluppo economico anche mondiale. Salvaguardare il multilateralismo è un dovere che noi dobbiamo fare insieme, Italia e Cina. La Cina e l'Italia anche sono due grandi paesi che assumono la stessa responsabilità per lo sviluppo e la pace del nostro mondo. Dobbiamo lavorare insieme per salvaguardare il multilateralismo, il libero commercio e dobbiamo anche salvaguardare la sicurezza della catena industriale e la catena di approvvigionamento internazionale. L'anno prossimo l'Italia assumerà la presidenza del G20 nel 2021 e la Cina sosterrà appieno il lavoro dell'Italia per promuovere insieme le riforme della governance economica mondiale post-Covid e per realizzare quanto prima la ripresa economica del nostro mondo.
Anche è la nostra responsabilità comune di promuovere il dialogo tra le diverse civiltà. 面对全球化和先人的教诲可以给我们智慧和启迪，推动不同文明平等对话、互学互鉴。中意两国可以发挥表率，引领各方为全球治理提供可行的方案。我们应当同各国一道，秉持人类情怀、顺应时代潮流，推动国际社会。 以对话化解分歧，以合作代替对抗，以团结消弭分裂，携手建设人类的命运共体。 Noi adesso viviamo in un mondo globalizzato e informatizzato. Ci sono sempre più sfide e difficoltà da risolvere. E le tradizioni antiche e le esperienze antiche dei nostri antenati ci hanno dato la saggezza e ispirazione. Quindi Italia e Cina devono lavorare insieme per promuovere il dialogo tra le diverse civiltà, per farci impararci a vicenda. E dobbiamo guidare il mondo per la governance globale e dobbiamo sempre chiedere alla comunità internazionale di insistere nel dialogo, nella cooperazione, anziché sulla divergenza e sui conflitti, al fine di costruire insieme una comunità dal futuro condiviso di tutta l'umanità. 谢谢。Grazie。